Il libro che vi presento oggi si intitola Il muro ed è diventato un best seller. È sempre difficile trovare una interpretazione univoca a libri come questo. Questo sembra quasi una pièce teatrale e infatti i suoi autori vengono dal mondo della musica, del teatro e dell'arte. Questo è un libro che parla di integrazione, tolleranza e del diverso rapporto che si può instaurare con chi è diverso da noi. Il libro sostanzialmente racconta la storia di un re che un giorno si sveglia e trova che il suo regno è popolato da facce di tanti colori e non più solamente come una volta da facce soltanto blu. È quindi un libro che si può suddividere in tre momenti, in tre fasi. Un primo momento vediamo questo re deciso e risoluto nel cacciare dal suo regno, allontanare tutte le facce con colori diversi, mantenendo solamente quelle simili a lui, ossia le facce blu, erigendo addirittura un muro, una divisione. Questo muro, tra l'altro, nel libro è molto bello perché è una sorta di muro pop-up che proprio emerge dal libro, il che è molto suggestivo ed evocativo. Nella seconda fase si rende però conto che anche le facce di diverso colore hanno delle competenze, talvolta anche indispensabili alla costruzione, all'organizzazione interna del regno. E quindi cosa succede? Che inizia a interagire con queste diversità e interagendo scopre le loro peculiarità, le loro qualità e inizia ad apprezzarle. Vengono così valorizzati i punti di forza delle diverse facce che popolano questo vasto regno. La terza fase è quella della trasformazione del re, della presa di coscienza e del messaggio positivo di tolleranza e integrazione che questo libro veicola. Ciò che è curioso è che l'ultima pagina è esattamente uguale alla prima, ma quello che è cambiato, che si è trasformato, è il re. Il re è diverso perché in questo percorso di presa di coscienza e di consapevolezza ha capito, ha compreso che la diversità è un valore aggiunto e quindi ha iniziato ad apprezzare la diversità. Pertanto ha capito che l'unione fa la forza. Invece un atteggiamento come quello che lui aveva precedentemente, ossia di intolleranza e di allontanamento verso chi è diverso da lui, portava il regno ad essere povero e sterile, quindi un regno che non riusciva comunque a progredire. E qual è il messaggio di questo libro? Come si abbattono i muri? Come si supera l'intolleranza? Semplicemente essendo curiosi, ponendosi in ascolto dell'altro, del diverso, interagendo con lui. Ed è solo in questo modo, attraverso l'interazione, che si crea la possibilità di un'integrazione serena, proprio perché si viene a conoscenza della diversità e delle qualità che ognuno può apportare, grazie alla sua unicità, agli altri.